Ciao a tutti, fra pochi istanti inizierà il video con Marco. Questo video mi serve per ringraziare delle persone che mi hanno aiutato su Patreon e che si meritano il mio, diciamo così, pubblico amore. Nonostante anche quelli che non mi hanno aiutato, a me chiunque mi segue mi fa solo piacere, però prima di tutti Aldo Jones, grazie mille per avermi aiutato a fare il padre, avermi convinto ed essere un buon amico. Poi ringrazio CNG, Carlo De Benedetti, Salvatore Costa, Andrea, Vittorio Rebecchi, Leonardo Cavicchi, Susanna, che si firma solo così, Antonio Vaccaro, Flavia, che si firma così, Davide Dores, Karim Pur Rashid Pur, Walter Chiorno, Davide Bruno, Andrea De Filippi, Stefano Verisciani, Yuri Merli, Enrico Giusti, Stefania, Stefano Tagliatesta, Fabiana, Fabio, poi abbiamo Maria Rotondi, Ivo Salvatico, Bruno Silva, Omar Rashid, Celeste Scartoni e Just Drawson e Donato Calace. Per gli altri ringrazierò negli altri video tutti gli altri che mi hanno donato, sono tanti e quindi ci vorrà un po' di video. Detto questo, grazie mille, adesso tocca a me e a Marco per intrattenervi con il solito tre film più compositori musicali. Grazie per il tempo. Bentornati da Videodrome in via Magenta a Livorno, sono Federico Frusciante e qui con me Marco Lomuscio per la quinta volta ospite su questo canale e naturalmente andate anche sul suo per scoprire i suoi dischi, la musica che fa e tutto il resto. Poi alla fine di questo video ci sarà una sorpresa come al solito, sempre portata da Marco. Insomma, siamo un'altra volta qui per parlare di cinema e musica e Marco in questo è un esperto e quindi ne parlerà lui. Visto che viene qui ogni volta mi piglia e mi chiede tre film che a lui di solito sono piaciuti per sapere cosa ne penso, quindi prima parlerò dei tre film molto velocemente e poi ascolteremo Marco per la sua, chiamiamolo così, lezione di oggi. Quindi siamo qui con Marco, dicevamo, partiamo col primo film. Allora, il primo film che mi piace molto è Entity. Ok, Entity. Entity è un cult ormai, è diventato con gli anni, nel 1981 di Sidney Jeffure, che è un regista altalenante, non è che abbia fatto grandissime cose nella carriera, però ha fatto tanti successi in realtà. Entity è uno di questi, è un film che ha avuto tantissimo successo, era basato su, diciamo, una storia vera, se uno crede a queste cose. C'era una grande Barbara Hershey a fare la protagonista e la storia è questa: una donna vive con la sua famiglia, il marito l'ha lasciata, ha un figlio adolescente e due bambine. Un giorno, quando torna dal lavoro, viene praticamente stuprata da un'entità nel letto, viene violentata. Lei a questo punto crede di essere pazza, a un certo punto va da un'amica, decide di andare a vivere a casa di un'amica, degli psicologi gli stanno dietro dicendo guarda che probabilmente è una tua fisi, ma una cosa del genere. Poi in realtà viene di nuovo violentata di fronte ai figli, che quindi stavolta e anche i dottori non possono fare a meno di dire qui c'è qualcosa che non torna. Che non va. Chiaramente, anche perché poi diciamo così, questa entità si butta anche a picchiare i figli di lei, insomma, quindi si sposta anche l'azione. C'è anche la parte però scientifica, sì, dove sì, tutta lo psicologo tutta la parte, non crede assolutamente, non crede assolutamente, tutta la parte iniziale, esatto. Quella però non è una parte di, diciamo che è una parte di storia, non tanto di trama. Arrivati a questo punto vedete il film, poi continua eccetera. Allora, il film è interessante anche se è datatissimo, secondo me, datato in determinate cose, nonostante si veda ancora bene, perché comunque ha 30, quasi 40 anni, insomma, un film quasi 40 anni, si vede ancora bene. Ha una bellissima fotografia, tra l'altro è un film che impressionò Scorsese, che lo continua a definire uno degli horror più belli di tutti i tempi, quindi Scorsese l'ha amato molto, anche perché probabilmente i tempi lunghi, il montaggio, la fotografia, sono tutti da cinema, da nuovo Hollywood, anche se siamo negli anni 80, ancora, diciamo, non ha sbottato in questo cinema anni 80, che poi diventerà troppo caciarone, qui ancora è tutto abbastanza tenuto sott'occhio, diciamo così. Bisogna anche la violenza che stessa nel film c'è, però non è quasi mai mostrata come la potrebbero mostrare adesso. È un film tra l'altro che viaggia proprio nei primissimi anni 80, quindi quando ancora quella voglia di raccontare la nuova Hollywood esisteva ancora. È chiaro che in realtà è ancora sulla scia, che noi pensiamo che la scia dell'Esorcista o Omen sia finita in 2-3 anni, la scia dell'Esorcista è finita a fine anni 80, in realtà con Believers e altri film ha durato 20 anni i cloni. In realtà anche questo è nato a livello produttivo per essere una specie di incrocio fra Esorcista, Poltergeist, Amityville Horror, insomma il tipo di cinema, Shining stesso, il tipo di cinema che andava in quel periodo lì, quindi Possessione e via dicendo. Sidney Jeffure, come ho detto, è un regista che sa fare il suo mestiere, perché è uno che ha girato di tutto, da quelle d'acciaio
alle commedie e che ha continuato a lavorare per anni e anni, sempre peggio purtroppo per lui, come quasi tutti comunque i registi degli anni 70 americani, anche di talento e di mestiere, perché poi il cinema, però è un film che ha delle scene notevoli. Ora, è datato, dicevo, per esempio, per cui spoilerizzo prima, per la scena finale, quando il mostro non viene congelato, sembra un po' l'uomo Michelin, ecco, come effetto, non è che sia ora molto, perché secondo me non era nemmeno troppo convincente all'epoca, però il film è veramente ottimo sul lato della costruzione, ecco, il film è costruito a blocchi. In realtà noi assistiamo nella prima parte a una famiglia, che una donna forte che deve portare avanti una famiglia col marito che l'ha cagato sul petto, e quindi è una cosa. Però subito dal primo stupro è interessante, perché il film non la butta subito sulla la credenza popolare, il cacio rispetto, perché diceva Marco, c'è tutta una parte dove questa equipe proprio di dottori cerca di dare una spiegazione logica, specialmente uno che non vuole credere a un cazzo finché poi non ci sbatte il muso, in un certo senso, mettiamola così, che poi troppe cose, siccome un film vecchio non le vogliamo dire, perché sennò li si sputtana tutta a chi non l'ha visto. Te per esempio l'hai visto Entity? L'hai visto? Sì, sì. Bravo Alessandro, l'hai visto? Sì. È strano, ragazzi, di 20 anni nessuno ha visto, ne ho visto molto poco. È anni che si narra di un remake di questo film. Speriamo di no, perché questi remake li fanno di merda. Per me è un film, dire una cosa? Secondo per me è un film interessante proprio perché ancora è legato a un certo tipo di cinema che vuol far fare il salto su una serie e tutto, ma che viene costruito comunque tramite una tensione che, come ho detto, prima parte ti costruisce bene i personaggi, nella seconda cerca anche di abbatterti quello che i personaggi vogliono farti credere, nella terza invece esplode più la parte, diciamo, horror e fantasy, quella in cui il tutto va a scoppiare. Poi rispolerizzo, il finale è fantastico, cioè in realtà lei non verrà mai, per quanto dice il film, abbandonata dal diavolo, perché il finale è con lei che entra di nuovo nella casa, risente le voci demoniache, ma se ne fotte, va dritto. È un po' l'idea del film, è anche se un demone fa una cosa che ti prende di mira, a te non lo cagare, che lui non ha forza sul finale di Babadook. Sì, che poi è il finale che ha ispirato molti altri. Ha detto, come ho detto, che è tratto da una storia vera di Westavik, che deve essere successo qualche anno prima. Io ci credo più o meno, come credo che il negozio sia pieno di troll e folletti, ma il film però è veramente ben fatto, dimmi pure. C'è l'interpretazione di Barbara Hershey, detto all'inizio, fantastico. Barbara Hershey è fantastica, direi che se la batte con la Janine di Possession, sì, non proprio quel livello, però peccato, perché è molto più bello, certo, Possession, però qui lei è veramente brava, non l'ha più probabilmente fatto una parte così complessa, certo, fatta così bene. Quindi un film, come dicevamo insieme, interessante e da vedere, cult assolutamente, e che probabilmente tutti i ragazzi che parlano tanto di horror hanno visto tre film e basta, sarebbe il caso che si vedessero, perché da qui comunque tanto di quello che va di moda ora, la James Wan, per capirsi, la Insidious, questo con il Conjuring e via dicendo, tanto passa anche da questo bel Entity, del quale finalmente Marco mi ha fatto parlare, del quale credo di non aver mai parlato. Allora, secondo film, dimmi, secondo film, un filmone, penso, The Wicker Man. Allora, The Wicker Man è un cult mio assoluto, l'ho dovuto comprare anch'io in una versione estera, perché è del 1973, mi pare, di Robin Hardy e con un grande Christopher Lee, con una faccia incredibile a fare Lord Hampshire, mi pare che si chiama in questo modo. The Wicker Man è una cosa, un film molto particolare, nel senso che è un film, prima di tutto, che è inedito da noi, ancora come ho detto, cioè è una cosa incredibile, perché è uno dei film più belli, secondo me, della storia del cinema horror, poi, assolutamente. Ha dato il via poi a 4.000 miliardi di film in questo stile, che possono essere Kill List come altri, ha fatto, c'è pure il remake, il prescelto con Nicolas Cage, dal quale ci avete sta alla larga, come starezza alla larga, da una siringa piena di ebola, perché è roba veramente da vergognarsi. Questo The Wicker Man invece narra la storia di questo Neil Howie, che è un detective che deve andare fino su quest'isoletta per cercare di trovare una bambina. Quando arriva su questa isola nota che praticamente su quest'isola non usano il cristianesimo, ma sono legati a una forma di neopaganesimo particolare. Più che la trama va avanti, più che lui si rende conto in realtà di essere stato portato lì per un vario motivo vero, e da lì poi si arriva al grandissimo finale con l'uomo di paglia, di Rimini, che piglia fuoco. Non voglio parlare di altro a livello di trama, perché comunque questo è un film che probabilmente, visto che non è uscito, tra gli amanti del genere molti non l'hanno visto. Invece sarebbe il caso che lo vedeste tutti e che vi compraste tutti una bella versione straniera di questo film. Sulle versioni in inglese, cioè, si dovrebbero trovare, perché in Inghilterra è un mito, e quindi anche in Giappone l'ho visto da tutte le parti. The Wicker Man è un film geniale, girato da Robin Hardy in maniera perfetta. Robin Hardy poi è uno che non ha avuto molto successo, poi ha girato anche il sequel di Wicker Man 2-3 anni fa, che era anche interessante, pur non arrivando a questi livelli, chiaramente.
Ora vorrebbe fare il terzo, mi pare che voleva fare la terza parte, ma si sono bloccati perché la seconda, diciamo, non ha funzionato, anche perché valeva la metà di questo grandissimo film, che funzionava perché è uno di quei film in cui non vedi un cazzo. È il classico horror d'attesa, è il classico horror che fa della scenografia, per esempio, naturale, dell'isola, dei costumi, dei movimenti di macchina, la vera forza, così come fa la vera forza anche la narrazione, perché la sceneggiatura è perfetta. Cioè, quello che sembra a prima vista in questo film non è mai alla fine. Anche questo chiaramente è diviso abbastanza in tre atti classici. Il primo atto in cui arriva il nostro investigatore e sembra comunque sì un'isola normale. Il secondo atto dove i personaggi che gli stanno intorno e lui stesso incominciano a scoprirsi. E il terzo atto, diciamo, dove esplode tutto. Dove alla fine si trova di fronte alla realtà della sua visita lì e alla realtà della bambina, alla realtà di tutto quello che sta succedendo veramente intorno a lui, che sarà terribile. Un grandissimo Christopher Lee, come abbiamo detto, che oltretutto è il film che ha detto di aver preferito interpretare in assoluto, sì. Quindi considerando che l'ha interpretato tipo 200. E poi è un film bellissimo, un film con i tempi perfetti, che fa paura, mette angoscia, mette ansia, non vedi un cazzo, detto, neanche un film sanguinolento, neanche un film nemmeno che punta a farti fare i salti, è proprio certo. Un film che con l'atmosfera crea tutto. Gli attori sono straordinari tutti, un gruppo di inglesi, uno meglio degli altri, perché questo va detto è produzione inglese, chiaramente. Ed è un film che non cult, stracult, super cult, cioè, e che poi in realtà, a dirla tutta, è un capolavoro. Cioè, questo non si becca solo come Entity, che non è un capolavoro ma è un bel film, il ruolo di cult. Questo si becca proprio il ruolo di capolavoro del genere. Film perfetto sotto ogni punto di vista, musica fenomenale, che ti dà quel senso, anche la musica di Celtico, in questo... Celtico Rock. Celtico Rock, te sei rinchiuso in questa isola assieme al nostro protagonista e come lui piano piano scopre le cose e però, e un'altra volta intelligentemente, si usa il sistema Hitchcockiano in alcune sequenze, specialmente quando si avvicina al finale, noi sappiamo già più cose di quante non ne sappia in realtà il nostro malcapitato investigatore, quindi un'altra volta il sistema Hitchcockiano del ma dove cazzo vai, fermati, non lo fare, fai così, funziona alla stragrande, quindi senti di volerlo aiutare quando non puoi, anche se va detto che il personaggio di questa detective non è che sia simpaticissimo, non ti lascia molto la voglia ecco, di essere aiutato, però chiaramente il film è strepitoso. Qui mi hai chiesto di parlare di un film che non avevo mai parlato, perché non parlo di roba inedita quasi mai, ma qui si sta a parlare di un film che è talmente bello, talmente importante per estetica, talmente importante per composizione delle inquadrature. Ripeto, Hardy in questo film ha mostrato un talento che secondo me non ha mai più portato avanti in quel modo lì. Ma qui siamo di fronte a un capolavoro assoluto del genere, del quale si è parlato anche troppo. Se si deve dire, se vuoi dire qualcosa te sul film che ti ha colpito. Bisogna vederlo assolutamente. Va visto, anche perché è un film che spiegandone troppo le scene, per chi non l'ha visto, questo lo diciamo che sicuramente inedito, mai doppiato in italiano. No, mai doppiato, perché... inedito, mai doppiato, mai nemmeno in passato. Perché... lo passò forse Ghezzi di notte, mi pare degli anni 80, quando lo vidi io. Con sottotitoli fatti dalla Rai. Sicuramente fine. Bloccato dal Vaticano per problemi del paganesimo, sconfigge la fede cristiana. Quindi quelle, insomma, non era una cosa che probabilmente negli anni 70, poi c'era era anche un momento degli anni di piombo, un casino. Sì. Probabilmente, o forse semplicemente, come al solito, i distributori italiani non capivano un cazzo come non lo capiscono ora, e ci hanno lasciato fuori questa grandissima perla che è appunto The Wicker Man del 1973 di Robin Hardy, del quale ho finalmente parlato grazie all'aiuto di Marco. E siamo qui per il terzo film, dimmi. Allora, un film molto particolare, penso un piccolo cult anche, quella strana ragazza che abita in fondo al viale, una giovanissima Jodie Foster. Allora, quella strana ragazza che abita in fondo al viale, 1976, Nicolas Gessner, che come dicevamo è un regista che poi ha girato poco, però ha fatto quel bel film, Qualcuno dietro la porta con Branson, che è un cult pure quello, in un certo senso, un regista che non so se si è ammalato, ha avuto dei problemi, comunque è scomparso, ma ha lasciato questo stranissimo film. Stranissimo in che senso? Jodie Foster interpreta una ragazza che rimane sola con la madre, odia la madre in un certo senso, l'avvelena e l'ammazza, e quindi rimane da sola sul serio. L'ammazza perché era anche la volontà del padre? Sì, perché era l'ultima volontà del padre, però non lo volevo sputtare più di tanto, però ormai si è sputtanato, quindi amen. Come sapete queste cose le facciamo a negozio aperto, quindi ogni tanto c'è l'interruzione, ma dicevo, insomma, questo film, quella strana ragazza che abitava in fondo al viale, appunto nel 1976 con Jodie Foster, è veramente, in realtà è quasi un horror, nel senso che poi, come ho detto, la Foster non si limita lì, ammazza anche un'altra persona, un'altra donna, e la nasconde chiaramente sottoterra in cantina pure questo. Poi il film in realtà poi
si basa anche appunto sul personaggio di Martin Sheen, giovanissimo, 3 anni prima di Apocalypse Now, siamo lì, però ancora più giovane, fantastico nella parte più, diciamo solo viscidissimo, di un pezzo di merda indescrivibile. E poi abbiamo anche un altro ragazzino, quello che dà una mano a Jodie Foster, che gli dovrebbe dare una mano a portare via cadaveri e a fare tutto, diciamo, il lavoro sporco. Nella trama e di cosa succede noi raccontiamone ancora di più un'altra volta, perché questi sono film veramente abbastanza sconosciuti, anche se questo comunque io ce l'avevo un VHS, non me lo sono mai comprato, quindi non so, poi vedrete dei link qui sotto se ci sono in vendita su Amazon. Ma è un film che incredibilmente è passato quasi inosservato anche adesso ai fan del thriller horror, invece è un thriller tesissimo, cioè un thriller veramente cattivissimo, sia per il fatto che comunque si mette in scena sempre una ragazzina qui a 13 anni che comunque ammazza la madre, ammazza le persone. Ma il film poi, oltre questo, mette anche in scena, appunto per essere negli anni 70, un pedofilo, un viscido terrificante. Va detto che un'altra volta però siamo all'interno, questo è pure americano, anche se, come abbiamo detto, il regista non ha fatto molto, ma comunque siamo sempre dentro la nuova Hollywood, quindi quel tipo di Hollywood che permetteva molta più libertà a questi registi di trattare temi molto più scottanti, come qui si tratta comunque la crescita, il senso di colpa, la violenza sui minori, la vendetta, tutto viene trattato però in maniera diretta, non attraverso troppi, diciamo così, giri inutili. Il film è molto diretto, però è un film che, mi raccomando, è un film del 76, per chi lo guarda sennò pensa che sia Scream, è un film che si piglia dei tempi lentissimi, cioè, è un film che vive l'atmosfera, vive di una musica soffusa notevole, di una fotografia a tratti flu veramente bella. Sì, è passato quasi tutto sul concerto, sul concerto e quindi è molto... non è un classico film che dici vai, mi metto la cazzata e la guardo, è un film da seguire in un certo senso. È vero, sono tutti film da seguire, però nel senso da seguire non la trama che mi vorrei vedere, ma da seguire proprio per come il regista ti prende per mano e te lo fa godere, cioè da seguire proprio la narrazione senza distrarsi. È uno di quei film che avrei voluto vedere tanto al cinema, perché mi immagino sul grande schermo come avrebbe reso, perché c'è una profondità di campo all'interno della casa con l'uso delle luci in fondo a corridoi che è fantastica. E come dicevo, la fotografia per esempio la fa da padrone, bellissimo, il montaggio fantastico, il paese, la scenografia diciamo naturale, con il paese, tutto, è tutto scelto alla grande. E un'altra volta ci si chiede come mai questi film che hanno questo a più di 40 anni riescano ad essere più intriganti, sin subito dopo i primi 10-12 minuti sei già catturato, cioè il film puoi già capire dove vuole andare a finire, ed è una cosa molto interessante di questi film della nuova Hollywood o questi film anni 70, così, perché a differenza dei film di adesso che tentano di farti entrare quasi sempre nel mood con una scena iniziale violentissima, velocità, cazzi e mazzi, quando non c'entra un cazzo perché magari sta guardando thriller horror e quindi in realtà ti smorza più, perché ti sembra di aver visto già la fine dopo 10 minuti. Invece questi film cosa fanno? Partono sempre con una scena forte, una scena molto intensa, ma mai che sia più forte di quella che poi andrà a montare sempre di più col ritmo. Invece adesso ti sparano una scena bomba all'inizio e poi piano piano il film si spenge, solitamente gli horror, no? Te guardi Midnight Man, la prima scena fai boh, canzo, inizio i primi 10 minuti e poi fai oh, è tutto sì film, due palle. Invece questi film qui riescono a farti, proprio per la sceneggiatura, secondo me, come diceva Hitchcock, sceneggiatura, qui ci sono delle sceneggiature che sono semplici, non vanno a cercare anche in questo chissà quale difficoltà, i personaggi sono descritti molto bene ma non sono arzigogolati in maniera che uno debba per forza avere un montaggio avanti e indietro, fa incasinare. Un film di una Hollywood classica che fa paura non solo per una grandissima Jodie Foster che è eccezionale già da bimbetta, che era il periodo che aveva fatto Casotto, poi arriverà a fare Taxi Driver, il film proprio prima di Taxi Driver, film, cioè, quindi è proprio una Jodie Foster lanciatissima. Prima di tutto ripeto, perché è un film così, cioè è un film che va preso come un flusso continuo, appunto, non è, tornando alla musica, qui c'è Marco, non è come ascoltare anche un grandissimo disco dei Dead Boys che puoi sentire una canzone o l'altra, qui è come buttare dentro un disco ambient di Brian Eno, metti dentro Music for Films e lo devi sentire tutto il disco, perché sennò comunque la completezza dell'opera non l'ha mai tutta, e qui è un po' in questo senso, cioè è un flusso continuo, non è un film come per esempio può essere stato Entity, che non è un film che permette 2-3 distrazioni in 30 secondi, cioè ti puoi girare un attimo e fa oh, ma accendo la sigaretta, certo. Perché Entity c'ha... Questo film invece, perdersi proprio l'idea di entrarci dentro è come perdersi metà film, cioè una volta che uno entra dentro quell'atmosfera lì, cupa, con quella musica ossessiva che ti lascia sempre
sul chi va là, anche qui un'altra volta niente salti sulla sedia, ma si costruisce la tensione in modo che prima che le cose accadano sullo schermo, lo spettatore è già preparato al momento di tensione, e il regista furbamente a volte questa tensione te la porta allo zenith, cioè ti fa esplodere, alcune volte invece te la lascia sospesa per un po' finché lo spettatore a quel punto cerca di riportarsi tranquillità e viene invece ricolpito da un altro bel colpo di scena. Quindi un film, secondo me, che funziona su tutti i piani di vista, da riscoprire assolutamente. Speriamo che esista una versione, se esiste è sempre lì sotto su Amazon. Esiste, l'ho comprato. Quindi me la metto lì sotto. Questo me lo compro anch'io, come gli altri, come Entity, se lo trovo. Entity ce l'ho in DVD, che lo ristamparono una decina di anni fa. E che dire di più, quindi? Questo lunghissimo titolo di quella strana ragazza che abitava in fondo al viale è in realtà un film che, al di là del titolo assurdo un po' dell'epoca, quella che usava un po' i titoli lunghi, anche quello inglese è uguale, sì, è uguale. Però suona un pochino meglio. Questa è quella strana ragazza che abitava in fondo al viale, sembra un po' il titolo di una canzone venuta male a De André. Detto questo, il film è veramente un piccolo gioiello, non è un capolavoro, ma è un cult assoluto, uno dei migliori film anni 70 di questo tipo, e sicuramente un film da apprezzare per le interpretazioni, che sono geniali. Quindi io che vi posso dire, questo era il terzo film, ho parlato di Entity, di Wicker Man e di appunto quella strana ragazza che abitava in fondo al viale. Adesso è il momento di lasciarvi alla discussione su cinema e musica, che io non so di cosa parlerà, del nostro ospite Marco Lomusch. Questo pomeriggio mi piacerebbe parlare di un grande compositore canadese, Howard Shore. Quindi Howard Shore inizia una carriera di musicista jazz fusion e anche progressive con questa band che si chiama Lighthouse. Poi nel 1978 inizia a fare i primi lavori per le colonne sonore, soundtracks dei film. E da lì è iniziato una carriera folgorante che l'ha portato a lavorare con, insomma, i più grandi registi, alcuni dei più grandi registi della nostra epoca. In primis Cronenberg, c'è questo connubio con Howard Shore che praticamente ha musicato, penso, la maggior parte dei film di Cronenberg, da Broad, La covata malefica, fino agli ultimi film La promessa dell'assassino e quelli con Viggo Mortensen. Molto bella la colonna sonora della Mosca, da cui poi ha tratto addirittura un'opera lirica, quindi ispirandosi al film di Cronenberg ha scritto un libretto e ha fatto un'opera lirica, proprio The Fly, sulla Mosca. Quindi stiamo dicendo del lavoro con Cronenberg, che insomma il suo compositore di fiducia, possiamo dire così. Ma oltre a Cronenberg, ha lavorato insomma con Scorsese, se non sbaglio ha fatto la colonna sonora di Fuori Orario, The Departed, Gangs of New York, no, film veramente importanti anche con Scorsese, fino ad arrivare alla candidatura all'Oscar, se non sbaglio, con Il silenzio degli innocenti. Poi ha fatto un altro famoso thriller che è Seven, e poi ha iniziato il lavoro, il connubio con il grande Peter Jackson. Quello di cui oggi vorrei parlare è, penso, alla sua colonna sonora più famosa, che è quella della trilogia dell'Anello, Lord of the Rings, di Tolkien e Peter Jackson. Allora, qui ci sono tantissime cose da dire. Howard Shore ha fatto un lavoro incredibile di 4 anni di studio e di composizione per creare questa gigantesca partitura orchestrale, sinfonica. La prima cosa che salta all'orecchio è ispirazione a Wagner, Richard Wagner, perché come Wagner lui utilizza il leitmotiv, quindi ogni personaggio, ogni luogo, ogni sensazione, tutto quello che riguarda il Signore degli Anelli ha un suo tema importante, che questo tema viene riproposto continuamente quando o la situazione o il luogo o il personaggio appare durante il film. Quindi c'è un lavoro incredibile, ci sono più di 100 temi, motivi musicali, leitmotiv scritti da Howard Shore per la trilogia di Peter Jackson. Quindi ha fatto un lavoro incredibile. Io vorrei adesso farvi capire come funziona anche questo lavoro di composizione. Il leitmotiv vuol dire motivo portante, quindi vuol dire che ogni il motivo portante può essere o una breve melodia che ogni volta quel personaggio, quel luogo, quella sensazione appare nel film, ricompare, o addirittura può essere un accordo, anche un solo un accordo, due accordi, oppure addirittura può essere un tema ritmico, cioè quando si sente quel tipo di ritmo
vuol dire che per esempio, Isengard ha un tema in 5 quarti, quindi vuol dire ogni volta che si sente un ritmo in 5 quarti, vuol dire che c'è qualcosa collegato a Saruman o a Isengard. Quindi noi partiamo adesso Quindi con. per far capire molto semplice, ragazzi, Guerre Stellari, quando arriva John Williams, quando arriva Darth Vader, sentite don, 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 Quello don, 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 leitmotiv, don, don, esatto. come se vicino, don, 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 sapete che arriva Che Morte arriva Nera, la morte. Quello è quindi il questo è il leitmotiv, classico per leitmotiv. dire la cazzuola alla bracciata, per capire, Questo Marco ve l'ha è. spiegato benissimo. Allora, il primo leitmotiv naturalmente è il tema della compagnia, che sarebbe questo qua, che è formato da due accordi, re, do, do, re. Quindi abbiamo un re maggiore, do maggiore, re maggiore. Questo motivo poi si sviluppa e andiamo allo sviluppo di questo motivo, che sono esattamente 9 note, come 9 sono i personaggi della compagnia. Qui c'è anche un disegnino per far capire da Gandalf a Frodo, insomma, a tutti quanti i personaggi della Bello sta. compagnia. Quindi lui intelligentemente nello sviluppo del tema della compagnia, l'ultima parte della melodia è formata da 9 note che corrispondono esattamente ai 9 personaggi della Compagnia dell'Anello, che è il primo film. Poi, per esempio, abbiamo il tema di Lothlórien, è questo qui. Io naturalmente alla fine del video ci saranno per tutti questi temi di cui faccio vedere il cartellone, e saranno suonati da me per far capire meglio di che cosa stiamo parlando. Allora, il tema di Lothlórien è molto particolare perché ha una scala con la seconda aumentata, e quindi c'è una cosa molto particolare. Our Shore utilizza un certo tipo di scala a secondo dell'era del film in cui si svolge. L'inizio del film si svolge nella seconda era del Signore degli Anelli, per cui questa scala che si svolge nella seconda era ha diciamo, un accordo di seconda aumentata. Quindi questa scala di seconda aumentata si ritroverà ogni volta che si parlerà della seconda era. Ed è questo qui praticamente. Questo La Si bemolle Do diesis. Questo Si bemolle Do diesis è una seconda aumentata, e quindi ogni volta che lui parlerà della seconda era nel film, che Peter Jackson parlerà della seconda era del film, lui utilizzerà questa scala di seconda aumentata per il tema di Lothlórien. Questa scala diventerà una scala frigia, cioè dal Si bemolle si andrà al Do naturale, quindi non più Do diesis, quando il tema di Lothlórien va nella terza era del Signore degli Anelli, per cui nella terza era ci sarà una scala frigia, quindi con una nota di differenza. Questo per farvi capire come lavora un compositore quando compone questo tipo di colonne sonore. Poi, per esempio, c'è un altro tema molto bello, che è il tema della storia dell'anello, che è molto particolare perché c'è una linea melodica in La minore, a cui lui contrappone un accordo di Fa minore, per cui la linea melodica è molto classica, ma l'accordo di Fa minore, beh, è proprio completamente in contrasto con il La minore, perché La minore non ha alterazioni in chiave, il Fa minore ha 4 bemolle in chiave, quindi si crea una dissonanza molto molto particolare. E oltretutto lui fa una cosa ancora più particolare, che utilizza il tema della storia dell'anello per creare il tema di Mordo, cioè utilizza le stesse 9 note, perché anche questo è formato da 9 note, e in questo caso abbiamo che fa parte dell'accordo della minore, e lui crea l'accordo dei Nazgûl. I Nazgûl quindi sono sempre collegati alla ricerca dell'anello, quindi suonando insieme le 9 note lui crea il tema. Il leitmotiv del Nazgûl, mentre prima le 9 note singole formate a melodia formavano la melodia dell'anello, quindi una cosa molto molto particolare. Poi ci sono naturalmente il tema del bene, che sono semplicemente re, do, re, quindi una nota discendente che poi torna sopra, in contrapposizione al tema del male, che è un do diesis, re, do diesis, che invece è un tema che va in su e torna giù. Quindi nel primo caso, nel tema del bene, abbiamo un tono, nel tema del male abbiamo un semitono. E questa cosa lui la fa per creare poi dopo il tema di Sauron. Il tema del male, eccolo qui,
abbiamo sempre il re e il do diesis, e poi sviluppato. Quindi utilizzando il tema del male, poi crea il tema, il leitmotiv del personaggio di Sauron. Poi il motivo del male di Sauron, che abbiamo detto do diesis, re do diesis, viene utilizzato anche per una variazione del motivo della storia dell'anello, perché inizia con le stesse note. Queste qui sono le stesse note e poi viene sviluppato. Fatto poi, un culo la versione. Sì, ha fatto questo lavoro. Ma quindi questo noi stiamo parlando di un decimo di quello che ha fatto, certo. Giusto per dare per far capire come può essere il lavoro di un compositore di questo livello per un film così gigantesco. Insomma. Poi naturalmente c'è il tema The Shire Theme, il tema della contea. Questo è un tema proprio classico, scritto in Do maggiore. Do, re, mi, sol, mi, re, mi, re, do, il tema più famoso, proprio più orecchiabile. Perché utilizza l'armonia classica? Questa è l'armonia di Mozart, l'armonia di Beethoven, l'armonia di Schubert, è proprio l'armonia classica della musica classica. Lui utilizza questo tema molto orecchiabile in Do maggiore per dare la sensazione di stare a casa. Tutti questi temi di cui stiamo parlando ritornano, certo, continuamente come nelle opere di Wagner, insomma, il tema di Tristano che ritorna ogni volta che c'è il personaggio di Tristano, è tutto così, è proprio. Infatti il leitmotiv è utilizzato nella musica da film e nell'opera lirica, sono invece due momenti in cui, e nel balletto naturalmente. Poi abbiamo una variazione di questo, ovviamente il tema della contea viene variato anche, quindi c'è anche il tema, diciamo, sotto forma di melodia, è proprio quello classico, poi c'è il tema più danzante quando c'è la festa dentro del compleanno di Bilbo, poi c'è il tema sempre variato in maniera più romantica quando c'è un momento in cui c'è un forte sentimento e viene variato. Poi la variazione più grande avviene quando c'è il tema di Gollum, perché Gollum era un hobbit che poi si è deformato ed è andato nella parte del male, per cui il tema di Gollum, che è questo qui, ecco qui, tutto è pieno di diesis e bemolli, è praticamente fatto sulla falsa riga del tema della contea, solo completamente deformato dai cromatismi, quindi i cromatismi sono i diesis bemolli, i famosi tastinieri, che può essere quello di una tastiera, e quindi è incredibile come lui riesce a prendere il tema così classico in Do maggiore e lo deforma in questa maniera, come deforme il personaggio di Gollum, un grande grande opera di ingegno da parte di Amorshaw. Poi c'è il tema, per esempio, di prima abbiamo parlato del leitmotiv anche ritmico, il tema di Saruman, che è poi il tema di Isengard, che sono pochissime note, anche queste in La minore, eccolo qui, che è in 5/4. 5/4 non è un ritmo della musica classica, perché è un ritmo, non è naturale, è un ritmo che può far pensare a un ritmo industriale quasi, perché 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, quindi ogni volta che si sente questo ritmo nel film vuol dire che si sta entrando nel regno di Isengard e viene descritto il personaggio di Christopher Lee di Saruman. Allora, abbiamo parlato del tema di Saruman, di Isengard, che oltre ad essere un tema ritmico è anche un tema breve, quindi un tema molto corto che viene stoppato subito, e un tema simile a questo è quello, il tema di Aragorn, che addirittura sono mi, la, si, solo tre note, ta-ta-ta, un tema in ascensione, ma che viene troncato subito, perché è come il personaggio di Aragorn, perché all'inizio non si capisce se lui diventerà re, se vuole prendere questa responsabilità, e quindi è ancora tutto incerto, quindi il tema di Aragorn è un tema incerto, corto e stoppato, perché praticamente fa pensare al personaggio che è Aragorn all'inizio del film. E questo tema viene ulteriormente sviluppato nella scena della battaglia, quindi c'è Aragorn che combatte contro gli orchi e vengono mischiati i vari temi, c'è il tema di Aragorn all'inizio,
mischiato con il tema del bene e con il tema del male, qui si può vedere esattamente la partitura, sopra il ritmo di Isengard dei 5 quarti. Quindi qui Avorshor in questo caso combina quattro temi contemporaneamente per descrivere la battaglia e i personaggi che in quel momento stanno facendo la battaglia. Molto molto interessante anche questo tipo di costruzione da parte di Avorshor. Questo di cui abbiamo parlato, come abbiamo detto prima, è solo un'inticchia, un decimo di quello che lui ha fatto. Di questi temi non ne abbiamo visti 9, 10, ma ce ne stanno circa 90, 100. Quindi tutti quanti mischiati nelle scene, ogni volta che ritorna un personaggio, ogni volta che torna l'anello, ogni volta che uno ripensa alla contea, tutto quanto questo è descritto in musica perfettamente da Avorshor durante la trilogia di Peter Jackson. Quindi penso sia una delle colonne sonore più complicate mai scritte nell'ultimo periodo della musica da film, soundtracks. Assolutamente un capolavoro che penso rimarrà insuperato per molto molto tempo. Allora, Marco un'altra volta ci ha erudito con la sua conoscenza sulle colonne sonore. Abbiamo parlato di Avorshor, in particolare di questa bellissima colonna sonora Tenzione Anelli, abbiamo parlato, io sono un cazzo di parlarne così, io potevo dire che era bellissima e basta. Detto questo, quindi alla fine del video non perdetevi, non spegnete, perché c'è appunto Marco che vi risuona un po' tutto, tutti quanti i temi di cui abbiamo parlato, e quindi capirete anche meglio e collegherete, visto che siete in grado, collegherete anche il vostro sguardo del Signore degli Anelli con l'orecchio, quindi riuscirete a capire che cosa ha funzionato o non ha funzionato. Quindi da Livorno è tutto, un salutone a Marco che per la quinta volta è venuto qui a trovarmi da Roma, è stato un grandissimo piacere. Patreon è qui sopra, i link per la roba di Marco, CD e tutto il resto è qua sotto, insieme a tutti mi piace, volete mettere il video e scrivere, insomma, tutte le stesse mediano di D che io mi scordo sempre. Ripeto, Patreon, se volete donare, qui sopra c'è un arrivo, dovete pigiare, potete andare a donare direttamente, con quel link è sotto. Per il resto, come ho detto, sia la musica sua e tutto il resto potete comprare da Amazon direttamente dai link, insomma, fate un po' voi, è tutto qui sotto. Ci si becca al prossimo appuntamento con Marco appena siamo liberi entrambi per poterlo fare. Quindi un salutone da Livorno da Federico. Ciao a tutti. Un salutone da Marco. Ci si becca alla prossima e dal video 1985 è tutto, buon lavoro.
Thank you.